Ciao e bentornati sul canale. Oggi in questo video ti parlo di una situazione che mi capita spessissimo con i clienti a lezione, che arrivano al campo, bisogna fare qualcosa col proprio cane, il cane non lo fa e mi viene detto: ma cavoli, non capisco, a casa lo faceva, a casa lo sa fare benissimo. Probabilmente è capitato anche a te qualche volta. Il cane a casa fa determinate cose in maniera pressoché perfetta e poi fuori invece non ascolta o è anarchico. Perché succede questo? Succede perché in casa il cane non ha stimoli, in casa vive, non ci sono odori nuovi, non ci sono stimoli di suoni o di movimenti che distraggono il cane, quindi il cane in casa ha più la capacità di essere concentrato e quindi sa che poi gli arriva il bocconcino perché fa determinate cose, quindi anche lì io consiglio di lavorare parsimoniosamente col bocconcino. Quindi in casa fa tutto, magari lo fa anche perché avete il bocconcino in mano e quindi è focalizzato tanto su quello e non su cosa fare realmente, quello è anche un errore. E quindi poi quando esce il cane si distrae perché fuori poi ci sono gli odori. Se il campo cinofilo ci sono tantissimi odori di altri cani, femmine, maschi, ci sono i suoni, gli uccellini, l'aria aperta, odori che arrivano portati dall'aria, e quindi il cane si distrae ed è più difficile avere la sua attenzione. Quindi come risolvere questo problema? Il trucco vero e proprio non c'è. Diciamo che bisogna lavorare tanto sulla relazione e sul far capire al cane che collaborare con noi è bello. Quindi prima di tutto bisogna risolvere il problema del bocconcino e dell'utilizzo del bocconcino e bisogna cercare di cominciare a fare qualche esercizio in passeggiata. Quindi la passeggiata tipo dovrebbe essere: esco di casa, le primo quarto d'ora, 20 minuti dedicato ai bisognini, all'esplorazione, poi mi fermo, tiro fuori i bocconcini che il cane è abituato ad utilizzare, faccio degli esercizi e poi rimetto via tutto, continuo la passeggiata, ancora un po' di passeggiata e poi torno a casa. Quindi a metà passeggiata interrompere facendo dei piccoli esercizi che devono essere divertenti. Il cane deve avere piacere e essere divertito nel fare questa cosa con noi, perché altrimenti se siamo seri, se siamo nervosi o se abbiamo troppe pretese e il cane magari non riesce, quindi poi scaldiamo, ci innervosiamo e per il cane non diventa più bello collaborare con noi. Quindi bisogna assolutamente fare queste cose divertendosi. Un'altra cosa importante che ho visto, che vedo succedere spesso per esperienza, è che vengono utilizzati tante volte dei bocconcini veramente pessimi per fare esercizio col proprio cane. Ci sono dei bocconcini sul mercato che sono tipo dei biscottini friabili, quindi che fanno anche le briciole, che in casa il cane ovviamente li prende più che volentieri, però quando è fuori quei biscottini lì hanno un valore tanto così rispetto all'esterno, all'ambiente, che ha un valore tanto così. Quindi un'altra cosa che dobbiamo pensare è il valore che diamo al bocconcino. Tante volte a casa magari il bocconcino secco piace, fuori casa per avere l'attenzione e la concentrazione del mio cane magari devo prendere qualcosa di un po' più buono. Ci sono in commercio dei bocconcini che sono un po' più morbidi, che hanno magari un odore un po' più forte, un sapore più buono, oppure si possono utilizzare anche i Wurstel tagliati a pezzettini grandi come l'unghia di un mignolo. Sul discorso bocconcini ho già preparato, se magari questo video lo stai guardando non proprio quando l'ho pubblicato, ma sei magari nel futuro rispetto a me, troverai magari già un video che parla di che bocconcini utilizzare. Comunque appunto dobbiamo pensare anche a quello: se in casa il cane prende il bocconcino secco schifosissimo, non è detto che lo prenda anche fuori. Quindi i trucchi sono un po' due: cercare di abituare il cane a metà passeggiata a fare qualcosa con noi e aumentare il valore del premio, quindi utilizzare un premio buono. Ecco, scusa, ho dovuto tagliare il video che mi è arrivata una chiamata nel frattempo. Comunque,
ti ho spiegato, se succede questo problema vuol dire che bisogna rivedere un po' l'uso del bocconcino, abituare il cane a fare qualcosa anche durante la passeggiata, a metà passeggiata, e rivedere anche il valore del premio. E sono sicuro che con questi piccoli accorgimenti andrà molto meglio. Se vuoi imparare qualcosa di nuovo, imparare qualcosa di più, ti consiglio di cliccare il link che trovi qua sotto. Trovi anche i link dei corsi che ci sono sul mio sito di educazione cinofila online. E quindi buon viaggio, buona lezione, buona visione, buon tutto. Ci vediamo al prossimo video.